la salvezza non matematica, diciamo così, non è stata raggiunta nella partita di sabato. Come hai visto, soprattutto questo secondo tempo, in cui magari anche il pubblico si aspettava qualcosa in più, invece poi è finito 1-1, si pensava insomma che la Regina pareggiasse, un sacco di cose, ma non sono successe. Sì, diciamo che eravamo noi i primi a voler vincere, per chiudere definitivamente il discorso. Ci abbiamo provato il primo tempo, penso bene, abbiamo preso quel gol, bellissimo gol di Mammarella. Secondo tempo abbiamo un po' abbassato i ritmi, anche perché loro in 10 sono chiusi, continuano a perdere tempo, queste cose un po' danno fastidio a una squadra che deve attaccare, deve cercare di fare gol. Le occasioni le abbiamo avute anche alla fine, quindi credo che la volontà ci sia stata fino alla fine di vincere e di chiudere matematicamente questa salvezza, che comunque arriverà, spero, già sabato. Comunque niente, non è stata una partita andata così, ma noi siamo convinti che ce la faremo già subito sabato. Ecco, a qualcuno è sembrato che magari la squadra si accontentasse nel secondo tempo, lo smentisci, o meglio, qualcuno magari sapeva il risultato di Cittadella, altri no, il mister ha detto io non sapevo nulla. Io sono uscito dopo un quarto d'ora del secondo tempo e non sapevo nulla, e così i miei compagni. Penso, cioè io posso mettere la mano sul fuoco, anche i miei compagni non sapessero nulla. È normale che arrivate a fine stagione. Un po' di rilassamento. Ma non credo rilassamento, io credo più proprio quello che ho detto. Cioè la squadra avversaria in 10 si è chiusa. Se vedete abbiamo giocato tempo effettivo molto poco, loro perdevano tempo, che si buttavano. L'arbitro spezzettava molto il gioco rispetto agli altri. Sì, e quindi era difficile dal ritmo cercare di star sempre avanti e imporre il proprio gioco. Il fatto che le occasioni eclatanti che abbiamo avuto siano poi venute negli ultimi 10 minuti, quando, con Okaka, con Davide di testa, con Pippo da fuori area a 30 secondi alla fine, dimostra che la volontà di vincere ci fosse. La tua stagione? È come quella dello Spezia, penso. Alti e bassi, ho avuto tre infortuni che probabilmente non ho mai avuto in 10 anni di carriera, che sicuramente mi hanno un pochino rallentato, che credo che a fine 2012 avevo raggiunto un buon livello di forma, stavo facendo bene, e ho avuto un infortunio abbastanza grave, perché comunque una lesione in secondo grado, un mese e mezzo, è stato pesante, e da lì poi ho avuto altri due problemini che mi hanno un po' rallentato, quindi purtroppo la condizione fisica non è mai stata ottimale, comunque ce l'ho sempre messa tutta e spero di dimostrare l'anno prossimo il mio reale valore. Il sintetico, la colpa? Non lo so. Ti vuoi dar colpa a qualcosa? Non lo so, ma ci stiamo pensando. Il primo anno che ci sì, ma ci stiamo. Effettivamente ci stiamo pensando alle cause che comunque mi hanno portato a questi problemini. E effettivamente l'unica variabile è quella rispetto agli altri anni in cui ho giocato, però speriamo che con l'adattamento migliorino le cose. Tu hai per un altro anno di contratto? Due anni. Più facile giocare in Serie A o Serie B? Al di là delle qualità, cosa c'è di diverso? Più facile, più difficile, non te lo so neanche dire, perché io ho giocato quasi sempre in Serie A per salvarmi, ho fatto solo forse un paio d'anni con la Sampdoria, che comunque siamo andati molto bene, quindi tante squadre venivano a Genova per coprirsi, e quindi è diverso, quell'aspetto è sicuramente diverso. Qui siamo partiti per noi imporre il nostro gioco, trovando molte squadre che venivano a fare quello che facevo io magari quando ero in Serie A, quindi quello è un aspetto che ho trovato diverso, che speriamo di migliorare l'anno prossimo. È sicuramente un campionato, penso, molto più livellato, cioè puoi vincere e perdere contro chiunque, penso che la nostra stagione lo abbia dimostrato più di molte altre squadre. Si è creato un gruppo tra voi, più di veterani, si è creato un gruppo chiuso, oppure siete nello spogliatoio un po' avvariato, anche con tutti i giovani?
giovani? Sì, sì, guarda, non vedo assolutamente gruppetti o di veterani, di giovani, perché anche tra virgolette veterani ci sentiamo ragazzi, quindi andiamo molto d'accordo con i giovani. I giovani sono propensi ad ascoltare magari quello che può dirgli uno di noi, e questo non è facile trovarlo. Quindi come gruppo si è creato sicuramente un bel gruppo. Come società ne girate abbastanza, soprattutto questo Antonio Chievo, che è portato come simbolo della società efficiente. Secondo te oggi cosa serve una società per andare in Serie A, per fare un salto dalla Via A e rimanerci? Penso la cosa principale sia la stabilità, un'organizzazione che possa lavorare con tranquillità più anni, per dimostrare un pochino i propri pensieri tattici, tecnici, ma anche a livello organizzativo. Penso sia quello un po' il segreto, perché la base, poi ovviamente la base solida economica, quello sono cose che ovviamente sono fondamentali, ma penso la struttura, l'organigramma che sia portato avanti in più anni, credo che possa aiutare sicuramente. Ecco, il pubblico spezzina un po' questi alti e bassi, no? Un po' come la squadra quest'anno è stato. Diciamo a che pubblico lo puoi paragonare che hai avuto già nella tua carriera? Ma forse come quello che si avvicina di più è quello della Sampdoria, perché sono stato bene o male in piazze abbastanza tranquille, perché Chievo, Cesena, Udine, Cesena è abbastanza, Cesena un po' c'è. È abbastanza calda, ma non a livelli di Spezia. Sì, più o meno come la Sampdoria, anche come volubilità, anche, no? Come gasamento, e poi come il contrario. Depressione totale. Però ci sta, sono le piazze che poi dove si fa il calcio vero sono queste. Il mister continua a dire che a questa squadra manca un leader o più leader in campo che facciano, diciamo, che la facciano diventare più continua. Cioè, ti sembra anche a te che manchi qualcosa, oppure è solo una questione di quest'annata che insomma è andata male all'inizio magari? Si può dire tutto, il contrario di tutto, non lo so se manchi un leader, dei leader. So che abbiamo cambiato tantissimo, sia sotto profilo tattico, tecnico, e quindi è anche difficile per noi giocatori trovarsi in una certa maniera, diciamo. Dice che parlate poco in campo, dovreste parlare di più tra di voi. Ma non lo so, sono tutte domande che ti faccio, perché sì, no, ma è giusto che il mister esponga le sue critiche, ovviamente. Non lo so, magari è uno dei difetti che abbiamo, forse siamo anche fin troppo bravi ragazzi, ecco, forse è quello. Però quando c'è da far rigar dritto, ci sono quei due o tre che sanno farsi rispettare, ecco. Qual è il tuo difetto maggiore in campo? Campo uno solo, devo dirti. Un campo è uno. Vabbè, il più grosso, diciamo. Il più grosso. In campo, cosa ti posso dire? Che forse ascolto troppo il mio allenatore. Cerco di fare sempre quello che mi dicono, e magari a volte dovrei fare un po' di testa mia. Non so se sia un difetto o un pregio. Poca creatività. Poca creatività, nel senso che io sono comunque come ragazzo abbastanza tranquillo e mi piace seguire quelli che stanno sopra di me, e quindi cerco nel limite del possibile di seguire ovviamente l'allenatore, che è in questo caso quello che ci mette in campo. Forse quello a volte mi porta un po' a far meno di quanto posso fare. Nella vita? Nella vita, no, nella vita, forse sono troppo buono anche nella vita, non lo so.
non lo so. Cosa avresti fatto se non l'allenatore, se non il calciatore? Non lo so, avrei studiato sicuramente di più, perché ho fatto solo il diploma di ragioneria, ma avrei sicuramente studiato e poi... Sai in che ambito? No, scienze o... No, economia, penso, sì. Hai fatto il procuratore senza il calcio? Non lo so, perché arrivati a 19 anni, quando ho finito le scuole, mi sono ritrovato... Non avevo neanche il pensiero di diventare calciatore, nel senso io giocavo, mi divertivo, poi avevo la fortuna di giocare nel Milan in primavera, e poi è arrivato un momento che da un giorno all'altro sono andato in Serie C, nella vecchia Serie C, alla Viterbese, e da lì è partito tutto, ma mi sono trovato poi dentro un mondo che fortunatamente ci sono ancora dentro, diciamo. Mi piacerebbe, però non ho... Beh, è difficilissimo, ce ne sono tantissimi, e quindi non lo so, sarebbe bello, ma no, mi piacerebbe anche avere un po' di stabilità una volta finito il calcio, anche di vivere in un posto, ecco. Continuare a girare. A girare come stiamo facendo in questi anni. Grazie a te.